Ciao, io sono Sara, ho 23 anni e vengo da un studio a Padova, alla Gemini University, da settembre-ottobre. L'esperienza in questa fiera è stata bellissima, mi sto divertendo moltissimo, gli stage sono veramente interessanti e c'è tantissima gente, ci sono dei grandi nomi, ci sono delle grandi firme e sono molto contenta di vivere questa esperienza. Sicuramente è un'esperienza che arricchirà anche la scuola, oltre che noi come ballerini, anche se in realtà non siamo come ballerini, ma siamo performer, perché riusciamo più o meno con un po' di allenamento a destreggiarci nelle varie arti di cui dovremmo essere e saremo un giorno padroni completi. Lo spettacolo nel complesso è andato bene, è stato sicuramente divertente, soprattutto l'ultima parte, ed è quello che doveva essere, quindi per fortuna che è andata così. E cos'altro posso dire? Datemi una mano, un suggerimento dal pubblico. Niente, ma perché ho iniziato a fare il musical? Per una sfida contro me stessa. Ho fatto 15 anni di danza classica e volevo provare a fare qualcosa di diverso per arricchire e per ingrandire le mie conoscenze. Sicuramente è una cosa appena nata, ma spero che vada avanti e vorrei farlo con tutti. Universitario che si è dato piano piano, come dire, a musical, diciamo così, perché sono nato come ballerino di pop, ballo all'incirca da 7 anni e ho sempre desiderato da ogni anno poter rendere grazie il mio corpo un po' più flessibile per permettermi di destreggiarmi nelle varie arti, e grazie a Dio il musical me lo permette. Venire in fiera qui è veramente un'esperienza utile, perché abbiamo la possibilità di confrontarci con diverse realtà nel campo della danza, nel canto, perché abbiamo un sacco di stage di musical. Ho cominciato il mio percorso con la Dreaming Academy anche io verso settembre-ottobre ed è stato bellissimo, perché ho riscoperto alcune qualità che non pensavo di avere, in quanto avendo ballato tutta la vita non sapevo di come da cantare, non avevo idea del fatto che sarei riuscito a confrontarmi anche con la recitazione, nonostante io abbia dei seri problemi di dizione.